Prima di cominciare volevo ricordarvi che sul canale YouTube dell'Istituto Culturale Coreano è uscito l'ultimo episodio della serie La Corea che io amo. In questo episodio andremo assieme a Valentina alla sua cerimonia di laurea e in più vi spiegheremo come trovare lavoro in Corea. Trovate il link in descrizione. Circa un paio di mesi fa avevo fatto un video dove vi raccontavo il mio percorso di dieta assieme a un dietologo coreano, grazie al quale ero riuscita a perdere 15 kg in circa 4 mesi. Ora il mio percorso di dieta è finito e inizia la parte più difficile, il mantenimento. In questo video vi mostrerò i primi 2 mesi di mantenimento dopo la dieta e andremo anche assieme a fare un check-up completo dal medico per vedere che effetti ha avuto sul mio corpo. Intanto ci eravamo lasciati che il mio peso era 63,3 kg. È inizio agosto, anzi in realtà fine luglio. Per quando vedrete questo video probabilmente sarà settembre, metà settembre. Non sto più andando dal dietologo. E nei commenti del video dell'altra volta c'erano un sacco di persone stra preoccupate. In realtà l'avevo scritto nel video, però probabilmente molti non l'hanno notato. C'è stata gente che diceva che prendeva anfetamine e cose del genere. Erano praticamente degli integratori naturali, quindi contenevano caffeina, peperoncino, tutte queste cose che aiutano a stimolare il metabolismo. Effettivamente ci sono diversi ospedali in Corea che danno proprio anfetamine per dimagrire. E già ve l'avevo raccontato, ma tanti anni fa, ancora quando ero giovane, quando avevo penso 19 anni, una mia amica coreana mi ha dato da provare le sue pastiglie per la dieta dicendo che aiutavano a non avere fame e senza dirmi che effettivamente era una vitamina, quindi so perfettamente purtroppo che effetto fanno. Per chi non lo sapesse, comunque quella volta per me è stata una cosa sconvolgente, perché io a prescindere non avevo preso la pastiglia intera perché ho detto non si sa mai, proviamo con metà, e l'effetto era una cosa, cioè mi sono sentita proprio fatta dalla mattina fino alla sera, e il giorno dopo ovviamente non l'ho più ripresa perché mi aveva messo molta ansia. Quindi so che effetto fanno e non sono assolutamente paragonabili alle cose che mi hanno dato da prendere a me. Erano semplicemente, in realtà le vendono anche in farmacia, secondo me ci sono tipo gli integratori con l'alga, spirulina, eccetera. Non so effettivamente se abbiano un vero effetto, secondo me tanto dell'effetto è anche mentale, perché sei convinta che stiano facendo effetto e quindi di conseguenza ti impegni più, non lo so. Comunque detto questo, spesso si prende gli integratori, molti erano stra preoccupati che appena smettessi di prenderli o di fare la dieta riprendessi tutti i chili, quindi vediamo se sarà così oppure no. E cosa molto importante, andrò a farmi un check-up completo dalla testa ai piedi per controllare che il mio corpo stia bene. Rispetto ai mesi precedenti ho cercato di fare esercizi più complicati, cioè almeno per il mio bassissimo livello. Infatti potete vedere come il mio poco equilibrio sia stato messo duramente alla prova. Sto continuando sempre ad usare BodyFit, che è una piattaforma online ad abbonamento mensile dove ci sono diversi corsi in base alle vostre esigenze. I corsi vengono aggiornati periodicamente, quindi c'è sempre una vasta scelta. Ci sono anche corsi di meditazione, di yoga. Le lezioni sono in live, ci sono sia in italiano che in inglese che in spagnolo. Però se come me siete all'estero e avete problemi di fuso orario, potete vederle anche in replay. E si possono fare tranquillamente a casa, fuori in giardino, insomma basta avere un cellulare, una tablet o una televisione. Potete fare esercizio dove vi pare, a qualsiasi ora. Nel caso vogliate provare anche voi BodyFit, vi lascio il link in descrizione. Ci sono 2 settimane di prova gratuite, così potete testarlo e vedere se vi trovate bene. All'inizio ero totalmente morta alla fine di ogni workout. Sto morendo. Però per fortuna pian piano che sono andata avanti con le lezioni, anche gli esercizi sono diventati sempre più facili da fare. Raga, comunque devo dire che facendo esercizio tutti i giorni, adesso lo sto facendo tutti i giorni, sto seguendo BodyFit, come già avevo parlato nell'altro video, devo dire che, soprattutto se lo fate al mattino, vi carica tantissimo. Di solito dopo il mattino ero morta, stecchita. E invece sarà che comunque ho ripreso a mangiare abbastanza normale. Comunque ragazzi, mezz'oretta al mattino ci sta. E non so, ma secondo me è una cosa diversa tipo tra uomini e donne, perché tipo io alla sera non riuscirei mai a fare esercizio, però Min solo di notte, cioè lui a 1 di notte si mette a fare esercizio, io ormai notte sto morendo. Comunque continuiamo con gli esercizi e poi ci vediamo che vi racconto anche un po' come ho cambiato le cose da mangiare, vabbè insomma quello che sto mangiando. La seconda settimana è stata molto molto più semplice della prima, ho anche deciso di abbandonare i miei mini manubri rosa e aumentare un po' il peso perché i manubri rosa erano diventati un po' troppo semplici.
e anche svegliarmi al mattino presto per seguire le lezioni è diventato molto molto più semplice. La prima settimana ho seguito solamente un programma che era un programma completo di tutto il corpo, quindi c'era il giorno per le gambe, il giorno per le braccia, il giorno per il core, una cosa per tutto, mentre dalla seconda settimana ho aggiunto anche un programma solo totalmente dedicato agli addominali. Ora poi vi spiego perché. Per quanto riguarda il cibo, come vi avevo detto, ho seguito per qualche mese una dieta chetogenica, quindi a basso importo di carboidrati. Ne mangiavo circa 50 al giorno, quindi in generale diciamo che evitavo pasta, pizza e riso, ma mangiavo comunque un po' di cereali e verdure che contenevano carboidrati, quindi non erano stati eliminati del tutto. Ho smesso ora di seguirla e pian piano ho ricominciato a aumentare la dose di carboidrati nei pasti, iniziando prima con carboidrati provenienti per esempio dai legumi e pian piano aggiungendo anche un po' di pane al mattino, pasta ogni tanto, una pizza. Ovviamente cerco sempre di non esagerare e per la pasta per esempio uso spesso le tagliatelle di tofu, che magari dal nome non può sembrare, ma vi giuro sono buonissime. L'unica cosa che sto evitando è il riso perché, come già vi avevo detto, avevo notato che mi gonfiava molto. Il dottore aveva anche detto che inserendo di nuovo i carboidrati avrei preso qualche chilo inizialmente, però staremo a vedere i risultati alla fine del video. Invece per i periodi in cui non ho tempo per cucinare, in Corea c'è un servizio a domicilio che praticamente ti manda a casa tutti i giorni dei pasti dietetici già pronti. Dietetici nel senso che hanno le calorie contate, ma contengono comunque tutti i nutrienti, quindi per le settimane più impegnate, diciamo, ho utilizzato questo servizio. Ok, allora sono da quando ho finito la dieta, sono passate circa 3 settimane. Forse, non so se l'ho fatto vedere, comunque la cosa che volevo un attimo sistemare principalmente era il fatto che avendo perso peso velocemente, comunque tipo la mia pelle era tutta un po' in particolare sulla pancia. Comunque stavamo realizzando che tipo la mia pancia non sembra troppo un bambino triste, cioè tipo tristissimo, ma Minna gli da mangiare, no? Infatti cioè, mi venivano delle pighe alquanto inquietanti sulla pancia, probabilmente perché c'era la pelle afflosciata, quindi motivo per cui mi sono concentrata di più sugli addominali, seguendo appunto il programma di addominali, è stato per quel motivo. Adesso si sta pian piano rientrando. Quando esce questo video avrete già visto un video al riguardo. Comunque diciamo che è un periodo all'improvviso molto tragico, dato che a quanto pare dobbiamo tipo trasferirci, quindi non so se effettivamente avrò il tempo di continuare a allenarmi costantemente tutti i giorni, perché abbiamo 350 giri da fare. Il mio problema più grande è il fatto che quando sono stressata, tante cose da fare, mi scordo completamente di mangiare, quindi cercherò di impegnarmi un po' in questi giorni e nel mentre vi porterò anche a fare il andrò a fare il test di controllo totale del corpo. Praticamente in Corea, se siete residenti in Corea e pagate quindi l'assicurazione sanitaria nazionale, una volta all'anno avete la possibilità di fare un check-up completo di tutto il corpo, quindi fanno esami del sangue, urine, gastroscopia, esami vari. Andremo a vedere cosa dicono all'ospedale. Una volta all'anno vi arriva a casa una lettera con la lista di tutti gli ospedali in cui potete andare per fare questo test gratuito completo. A quanto pare quest'anno posso fare anche il test per il cancro, sarà che ho superato i 30 anni? Comunque in generale potete andare in qualsiasi clinica che si trova vicino alla zona in cui abitate. Beh, oppa. Muscle 검사 할 때는 모르지. 피검사. 피검사 할 때 물이라도 마실 수 있지 않아? 나도 모르겠다. 근데 물 마실 수 있으면 가서 마시면 되니까. 목 말라. 이게 목 말라. 물 못 마시게 하니까 목 말라. 원래 물 안 마셨는데. 영화에서 저런 건물에 있는 병원 나오면 보통 사람들이 다 잘라서 월간 발거든? 어, 그러니까. 딱 불쌍해졌는데. 좀 무서운데요, 변미지? 아니, 이 골목 자체가 뭔가 다 물 뽑힌 그런 뭐 선불폰 봐봐. 선불폰 뭔가. 그치? 우리 잘라서 이 큰 냉장고에 넣는 거 아닙니까? Nonostante la prima impressione dell'ospedale non fosse buona, comunque ci hanno fatto tutti i test, ci hanno fatto il prelievo del sangue, l'esame delle urine, ci hanno misurato l'altezza, il peso, fatto l'inbody, visita ginecologica, insomma una serie di test.
sembrava tipo una staffetta, entravi in una porta, facevi l'esame, uscivi, entravi nella porta accanto, facevi un altro esame. Insomma, nel giro di 20 minuti abbiamo fatto una decina di test. E alla fine di tutti i test siamo andati a parlare con il dottore per dirgli se avevamo altri ulteriori problemi. I risultati usciranno tra circa una settimana, quindi ci sentiamo poi per gli aggiornamenti. Allora ragazzi, sono passate penso 2 settimane dall'ultimo aggiornamento, forse di più in realtà, dall'ultimo aggiornamento parlato, questo perché appunto ci siamo trasferiti, casini vari, quindi non sono riuscita a aggiornarvi, però comunque ho continuato a filmare. Ora ci troviamo nella nuova casa, sono esattamente 2 mesi che ho finito di prendere le pastiglie e di seguire la dieta, quindi sono tornata a mangiare controllato però abbastanza normalmente, quindi reinserendo carboidrati eccetera come vi ho spiegato. È il momento dei risultati. Prima di tutto, per quanto riguarda i risultati del dottore, mi sono arrivati proprio questa mattina. A quanto pare avevano mandati alla mail sbagliata, quindi mi sono arrivati stra in ritardo, per fortuna che li ho chiamati. Gli esami del sangue sono tutti valori, stranamente, penso sia la prima volta nella mia vita che non c'è nessun valore sballato, perché ho sempre tipo la glicemia alta o questo, quell'altro, cioè c'è sempre qualche problema. Invece questa volta sono, stranamente, a mia sorpresa, usciti normali. Esame delle urine pure tutto normale. Gastroscopia, vabbè, come al solito ho un po' lo stomaco irritato, ma questa è una cosa che ho da quando sono in Corea, e anche la dottoressa ha detto che è il 99% dei coreani ha questo problema, perché in Corea si mangia tanto piccante, quindi per forza di cose diciamo che lo stomaco non è che sia sempre nelle sue migliori condizioni. Quindi niente, sono viva, sana, vegeta e in salute. Per quanto riguarda invece il peso, non vi ho fatto vedere niente in questi mesi perché in realtà non mi sono pesata nemmeno io, cioè ho detto boh, vediamo, io continuo a fare le cose che devo fare, poi vediamo effettivamente come va. Mi sono iniziata a pesare da questa settimana. Quello che vi mostro qui adesso è il peso di oggi, precisamente oggi, quindi sarà qualche giorno prima che voi vediate questo video. In realtà questo peso varia un po', nel senso che nel giro di una settimana c'è sempre un chilo e mezzo di differenza. Però comunque 3 kg in 2 mesi li ho persi. E io pensavo di ingrassare, in realtà ho continuato a perdere. Quindi niente, sono sorprendentemente contenta di questo risultato. Anche per quanto riguarda la pancia, cioè più che altro non è tanto grasso, ma è proprio pelle morta. Anche questa sta pian piano riassorbendosi. Vi faccio vedere la differenza, quindi non ho più i bambini tristi nella pancia. Però naturalmente c'è ancora, insomma, lavoro da fare, quindi continuerò e sto continuando anche qui nella casa nuova ad allenarmi, concentrandomi principalmente sulla pancia e quindi facendo gli addominali. La cosa che mi ha aiutato tanto sicuramente è che sono diventata molto più consapevole riguardo a quello che mangio. Personalmente so che probabilmente ancora per gli standard coreani dovrei perdere peso, questo e quell'altro, però io onestamente mi sento bene con me stessa in questo momento, quindi non ho intenzione di proseguire con altre diete drastiche eccetera. Semplicemente voglio mantenere quello che sono riuscita a raggiungere adesso. Grazie mille a tutti per avermi seguito in questa avventura. E niente, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!